Elezione capo di Stato, nulla di fatto nella prima giornata, parlano i grandi elettori senesi. Elezioni comunali del 2023, Sportelli scende in campo nel terzo polo civico con Civici in comune. Istituto Rinaldo Franci si apre la fase finale della statizzazione, ricucito lo strappo con il comune, ma resta il nodo sulla sede. Per lo sport il calcio a CN Siena finisce 2-2 al Franchi la gara contro l'Imolese. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV, prima giornata di votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Come da previsione il risultato finale è stato nulla di fatto e così dovrebbe essere anche nelle due prossime votazioni a maggioranza qualificata. Per la scelta del Capo dello Stato sarà necessario attendere perlomeno fino a giovedì. Noi nel frattempo abbiamo raccolto le sensazioni di alcuni grandi elettori senesi impegnati oggi a Roma. Aldo Tani. Ciriani. Tutto secondo copione. La prima giornata di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica si è conclusa senza nulla di fatto. Si ripartirà domani pomeriggio con un'altra sessione a maggioranza qualificata. E così anche mercoledì, scrutini che non dovrebbero portare novità. Tra i 1.009 grandi elettori c'è anche una piccola rappresentanza del nostro territorio, impegnata, come il resto del Parlamento, a trovare il sostituto di Sergio Mattarella. Un'apertura in ogni caso storica, tra l'incombenza del Covid e uno scacchiere politico assolutamente frammentato. Il fatto che non ci siano maggioranze, il fatto che ci sia un Parlamento in cui abbiamo il record dei cambi di casacca, più di 200 parlamentari dall'inizio della legislatura ad oggi hanno cambiato componente, quindi un larghissimo gruppo misto rende questo appuntamento molto molto complicato. Io vedo molta euforia, la parola giusta è questa, ci sono tantissime personalità, tanti deputati, quindi grandi elettori e molti capannelli. Qualche deputato, qualche collega mi ha addirittura detto che stanotte non ha dormito. Non solo gli credo, ma vedo quell'interesse, quel sogno forse che una persona può avere la possibilità di votare il Presidente della Repubblica. Le urne perciò hanno prodotto una prevalenza di schede bianche, tratto distintivo di un'operazione ancora in fase embrionale. La maggioranza assolutamente delle forze politiche oggi ha scelto di andare sulla scheda bianca anche per non compromettere eventuali nomi che potrebbero essere nomi da prendere in considerazione. Questo l'abbiamo fatto anche noi, anche io ho appena votato scheda bianca e nel frattempo c'è un'interlocuzione che continua tra i principali leader di partito. Sul voto poi aleggia la figura ingombrante di Mario Draghi, che potrebbe essere il primo ad andare al Quirinale da premier in carica. Il Presidente del Consiglio è importantissimo, ecco, quindi avere quel ruolo, come si fa a pensare di sostituirlo con un altro? No, ovviamente il Capo dello Stato ha delle prerogative, no? Però chi porta veramente avanti un paese è il Presidente del Consiglio, noi siamo una Repubblica parlamentare. Rotto il ghiaccio, gli occhi restano puntati alla quarta votazione, quando si dovrebbe iniziare a giocare a carte scoperte. Si movimenta la campagna elettorale in vista del voto per le comunali del 2023. L'ultimo soggetto a scendere in campo in ordine di tempo è Civici in Comune, rappresentato da Massimo Sportelli e parte integrante del terzo polo civico, all'interno del quale figurano anche per Siena, Sena Civitas e In Campo, una realtà che non ha intenzione di guardare ai partiti, ma anche ad altre forze civiche che hanno avuto una stretta relazione con essi. Aldo Tani. Il 2023 è più vicino di quanto si pensi, perlomeno guardando l'ambito politico, perché da destra a sinistra, passando per la via civica, tutti gli schieramenti sono intenti a lavorare per le prossime elezioni comunali. L'ultima realtà ad alzare il sipario è Civici in Comune, rappresentata da Massimo Sportelli. L'ex assessore della Giunta De Mossi è parte integrante del progetto del Terzo Polo Civico, in cui rientrano anche per Siena di Pierluigi Piccini e Sena Civitas di Pietro Staderini. La nostra attenzione è assolutamente finalizzata alla partecipazione, ci vede partecipe, a quello che è stato denominato il Terzo Polo Civico, che
vede insieme a noi già altre formazioni civiche con esperienza cittadina. Le basi portanti di questa iniziativa sono una chiusura alle esperienze partitiche e a chi ne è stato vicino e una voglia di cambiamento, non espressa, secondo Sportelli, neanche da chi è attualmente al governo della città. I binari conduttori di Civici in Comune sono quelli di una democrazia partecipata, di una partecipazione, di qualcosa che va al di là di riferimenti politici o di interessi che sono lontani, lontani dal territorio. Certo, quello che è accaduto sino adesso non trova la nostra soddisfazione. Il terzo polo non sbarra però la porta solo ai partiti, ma anche ad altre formazioni civiche, come quella Siena Riformista di Mauro Marzucchi, capace negli anni di stringere accordi sia con il centro-sinistra che con il centrodestra, è già in campo con un proprio progetto politico. Da tante parti, ma ora sto parlando proprio di Civici in Comune, ma penso che potranno confluire in Civici in Comune soltanto associazioni non di derivazione partitica e non assolutamente che non hanno avuto percorsi così netti come noi rivendichiamo il nostro. 18 mesi al voto e un'elezione che è già un rompicapo. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di Mustafa e Munzir, padre e figlio siriani arrivati venerdì scorso a Siena. I primi giorni nella nuova realtà la famiglia li ha trascorsi in quarantena tra visite di autorità territoriali e gare di solidarietà. Inoltre è stato attivato un conto corrente bancario sul quale si possono fare donazioni a favore della famiglia stessa. Ce ne parla Filippo Meiattini. Mustafa e Munzir hanno iniziato la loro vita a Siena. Sono arrivati venerdì 21 gennaio alle 21.30 nella loro nuova casa, un appartamento della Caritas ad Arbia, frazione del comune di Asciano. Tutta la famiglia sta trascorrendo lì la quarantena di 10 giorni prima di iniziare il percorso di integrazione linguistica e soprattutto, per Mustafa e Munzir, quello sanitario. Per il padre, che ha perso una gamba durante un bombardamento, la strada sarà meno tortuosa rispetto al figlio. Entrambi si affideranno al centro protesi di Budrio, ma Mustafa, nato senza braccia e senza gambe a causa di un attacco chimico alla madre, necessiterà di un trattamento diverso e sicuramente più lungo. Ma sono sfide che la famiglia siriana è pronta ad affrontare. A loro fianco c'è una mediatrice linguistica che li assiste nella vita quotidiana, insieme ai volontari della Caritas. Ovviamente non manca il supporto di uno dei principali artefici di questa vicenda, vale a dire il fondatore e direttore artistico del Siena International Photo Awards, Luca Venturi. Una famiglia serena, contenta, entusiasta. Mustafa è un portento, è una forza della natura, un atleta lo definirei, veramente è impressionante. Loro hanno un unico obiettivo, gli interessa solo poter andare a curare il figlio. Questo è quello che chiedono, questo si capisce, ecco, che il loro obiettivo è Mustafa. Anche per sostenere le importanti spese per le cure di Mustafa, la raccolta fondi su GoFundMe, che sta per toccare i 150.000 euro, è rimasta aperta e la solidarietà nei loro confronti non si è mai fermata. Oggi la parrocchia Santa Maria Maddalena a Torrenieri ha donato un cellulare con numero italiano. Nel frattempo la famiglia ha ricevuto visite dalle autorità del territorio come il presidente Eugenio Giani, che ha descritto l'evento come una forte emozione. Nel futuro il legame tra la famiglia siriana e l'Italia non potrà fare altro che rafforzarsi. La madre Zeynep è infatti in attesa di un altro figlio. La statizzazione dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci è entrata nella sua fase finale. Il Conservatorio senese è stato ritenuto idoneo per il passaggio allo Stato, ma se resta ancora da sciogliere il nodo sulla sede, fulcro del dibattito tra Istituto Franci e Comune. Le due parti però negli ultimi giorni si sono riavvicinate. Sentiamo Filippo Meiattini. L'Istituto Musicale Rinaldo Franci ha fatto un ulteriore passo verso il passaggio allo Stato.
Nei giorni scorsi la commissione interministeriale, formata da MEF, MIUR e Funzione Pubblica, ha reso note le valutazioni delle istanze di statizzazione che hanno decretato il Conservatorio Senese come idoneo a proseguire il processo. Il prossimo passo sarà la firma sulla nota ministeriale, con la bozza dello schema di convenzione sugli impegni assunti da parte delle istituzioni e degli enti locali coinvolti nell'istanza, un documento che potrebbe arrivare tra marzo e aprile, ben prima quindi del 24 maggio, giorno in cui è fissata la sentenza di merito sulla revoca dei locali dell'Istituto Rinaldo Franci da parte del Comune di Siena. I rapporti tra le due parti sono migliorati nel corso dei mesi, con un frequente dialogo tra l'assessore Benini e il direttore della scuola musicale Fossi, e proprio quest'ultimo parla di uno strappo ormai ricucito. Ma direi lo strappo, se c'è stato è stato ricucito. Capisco che la priorità da parte del Comune sia quella di riportare, ne prendo atto, insomma, riportare il liceo Piccolomini dentro le mura della città. Capisco questa esigenza, io penso che le cose si possano conciliare e quindi nell'interesse di tutti, insomma, noi non abbiamo mai voluto pestare i piedi a nessuno, anzi, l'importante è che poi la nostra priorità è quella di statizzare. Confido che si arrivi presto a un esito positivo. La priorità del Comune resta quella di riportare tutti gli studenti del Piccolomini nella sede in città e quindi per completare la statizzazione potrebbe essere necessario trovare un accordo tra le parti, ma su questo fronte anche la scuola musicale resta piuttosto ferma sulla sua posizione. Noi abbiamo detto a più riprese, abbiamo anche dimostrato che le esigenze di un conservatorio come il nostro sono diverse dalle esigenze di un liceo o di un altro tipo di scuola, quindi se poi fra 20 anni il Franci sarà altrove o sarà anche altrove, vediamo, non dipenderà da me naturalmente, però per il momento stiamo qua e è impensabile spostare anche solo parte di un conservatorio dalla sera alla mattina, insomma, no? Saranno valutazioni successive all'esito della statizzazione. Per stessa ammissione di Fossi, un accordo di massima, almeno a voce, tra Comune e Franci c'è, ma il nodo della sede dovrà necessariamente essere sciolto per completare il passaggio allo stato della scuola musicale. Torna nei quartieri limitrofi alla città il servizio dei vigili di quartiere della Polizia Municipale, un'iniziativa fortemente voluta anche dall'amministrazione comunale. Si partirà martedì per 3 giorni a settimana in alcune zone della città. Intanto la mattinata è stata l'occasione per parlare del tema sicurezza anche nel centro storico. Veronica Costa. Torna il servizio dei vigili di quartiere della Polizia Municipale, una decisione nata dalla volontà anche da parte dell'amministrazione comunale di riprendere le attività di vigilanza nei quartieri limitrofi alla città. Il servizio partirà martedì per 3 giorni a settimana, in modo particolare nelle ore pomeridiane, nei quartieri di Taverne d'Arbia, Isola d'Arbia, Costa Alpino, Costa Fabbri, Sant'Andrea e San Miniato. I quartieri interessati saranno l'area omogenea di Taverne d'Arbia e di Isola d'Arbia, l'altra area interessata alla vigilanza di quartiere sarà la zona di Costa Alpino, Costa Fabbri e Sant'Andrea e infine il terzo quartiere interessato a questo nuovo servizio, il quartiere di San Miniato. Le finalità sono appunto quelle di ritornare in queste aree che per qualche periodo avevano avuto un po' una latitanza da parte della Polizia Municipale dovuta ad una carenza di organico che non ci consentiva materialmente di poter essere presenti anche in alcune aree zone della città. Sarà una nuova esperienza per i colleghi che hanno aderito a questo servizio. Io li ho trovati estremamente disponibili, motivati. La presentazione dei nuovi servizi di vigilanza è stata anche l'occasione per riflettere sull'attuale situazione della città in tema di sicurezza, dopo alcuni episodi avvenuti nel centro storico nelle ultime settimane. Beh, questo ovviamente bisogna fare sempre di più dei controlli, stiamo collaborando molto anche con le altre forze dell'ordine. Perché è molto importante la sinergia con tutti quanti e ovviamente i controlli sono fondamentali. Questa situazione di pandemia ha creato delle situazioni che sono differenti dal modo e anche dei modi di vivere diversi un po' da prima e quindi è importante controllare sempre.
Il caro energia è uno degli argomenti più caldi del momento, una questione universale che sta toccando tutta Europa. Le più colpite sicuramente sono state le piccole e medie imprese che si sono viste raddoppiare le bollette del gas e soprattutto dell'energia elettrica. Ma non solo, anche i singoli cittadini nelle loro utenze domestiche hanno subito ingenti aumenti. Siamo andati a fare un giro tra le vie della città per capire qual è la situazione a Siena in attesa dei ristori e degli interventi previsti nel nuovo decreto sostegni. Lorenzo Agnelli. Il caro bollette manda le corde aziende, imprese e negozi che già da questo mese di gennaio hanno constatato il netto aumento dell'energia elettrica. Il problema del caro energia riguarda tutto il sistema produttivo nazionale e naturalmente impatta in modo considerevole sulle aziende del nostro territorio. Tra le più colpite ci sono le piccole e medie imprese che pagano la maggior parte degli oneri generali di sistema in bolletta. Proprio i piccoli imprenditori si sono ritrovati in pochi mesi una bolletta, soprattutto dell'energia elettrica, maggiorata e in alcuni casi più che raddoppiata. Per quanto mi riguarda grava in maniera importante, perché per quello che posso notare dalle ultime bollette arrivate, specialmente della luce, dal 2019, quindi ante pandemia oggi, sono più che raddoppiate. Prove alla mano con bollette, posso far vedere bollette che nel 2019 della luce pagavo 900 euro, ora ne pago 1.900. Sono aumentate quasi il doppio di quelle che erano prima. Da 2.40 siamo passati a 4.99. Significa tanto, perché il mio negozio, essendo piccolino e comunque 16 metri quadri, io non capisco su che cosa vengano calcolate. Ho provato a chiedere informazioni, ma ti usano un linguaggio che io non capisco e comunque hanno sempre ragione loro. Il problema del caro energia però riguarda veramente tutti, anche i privati cittadini che anche sulle proprie utenze domestiche hanno subito un brusco aumento delle bollette. Me ne sono accorto, ce ne siamo accorti in tanti, ovviamente sono state cifre diverse da quello di cui eravamo abituati. È il doppio, parliamo del doppio, io l'ho verificato intanto nella luce. Quel gas ancora fortunatamente non è arrivata, vediamo tra qualche settimana. Un problema a cui il governo ha cercato di trovare una soluzione con degli interventi tampone all'interno del nuovo decreto sostegni approvato venerdì scorso. Una parte degli aiuti è destinata a calmierare il caro bollette, con un occhio particolare alle imprese, visto che il primo intervento da 3,8 miliardi inserito in manovra era pensato soprattutto per alleviare le famiglie nei primi tre mesi del 2022. Sostegni che anche dalla politica sono ritenuti insufficienti, dalla Lega al PD, i quali chiedevano di lavorare subito ad uno scostamento di bilancio in modo che potesse consentire interventi più ampi e ingenti. Chiesta la condanna a 6 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, Giuseppe Mussari, nell'ambito del processo di appello a Milano su una serie di operazioni finanziarie effettuate all'epoca dell'acquisto di Antonveneta da parte di Monte dei Paschi nel 2008, a cui erano seguite le ingenti perdite della banca. La Procura Generale di Milano, rappresentata da Gemma Gualdi, ha chiesto la condanna anche per Antonio Vigni, ex direttore generale di Monte dei Paschi, per lui 6 anni, mentre per Gianluca Baldassarri, ex responsabile finanza, 4 anni. Le richieste sono inferiori alle condanne subite in primo grado nel 2019, perché nel frattempo su alcuni capi di imputazione è sopraggiunta la prescrizione. La cronaca: prestazioni sessuali in un centro massaggi di Poggibonsi, un'attività illecita stroncata dai carabinieri che stava fruttando circa 30.000 euro al mese ad una coppia di cinesi residenti a Prato. L'attività commerciale è stata posta sotto sequestro. Filippo Tecce. L'incessante presenza sul territorio da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri ha permesso di mettere nel mirino investigativo un centro massaggi cinese a Poggibonsi, assiduamente frequentato da avventori e fortemente pubblicizzato anche sui siti internet, con fotografie di donne orientali in pose osè palesemente volte ad attirare l'attenzione dei clienti. I carabinieri hanno quindi avviato un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, ponendo in essere mirati servizi di appostamento con ausilio di telecamere per monitorare gli accessi dei clienti, oltre ad intercettare conversazioni telefoniche tra la padrona ed i clienti stessi, finalizzate a stabilire gli appuntamenti, talvolta concordandone già il prezzo.
Difatti, tali minuziose attività hanno consentito ai militari della compagnia di Poggi Bonsi di monitorare innumerevoli accessi quotidiani al centro massaggi da parte di clienti di ogni estrazione sociale e scoprire che durante le sedute delle massaggiatrici, tutte di etnia cinese, erano solite proporre prestazioni sessuali extra in cambio di pagamenti che oscillavano dai 50 ai 100 euro. Tutti i gravi indizi acquisiti hanno fatto convergere, fanno sapere le forze dell'ordine, le responsabilità penali a carico di una coppia di cinesi residente a Prato, la quale periodicamente faceva visita al centro massaggi per consegnare viveri ed ovviamente curare gli illeciti interessi economici stimati in circa 30.000 euro al mese. I due gestori dell'attività illegale sono stati denunciati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed il GIP presso il Tribunale di Siena, condividendo l'impianto accusatorio, ha emesso due ordinanze di misure cautelari, obbligo di dimora nel comune di Prato, nei confronti dei responsabili, nonché il sequestro preventivo della stessa attività commerciale, tutto eseguito dagli investigatori dell'Arma in data odierna. E ancora cronaca, purtroppo, perché è deceduto Bruno Bianciardi, 61enne, originario di Siena, dopo un incidente sugli sci su una pista del Monte Amiata. Una disgrazia che ha coinvolto lo sfortunato Bianciardi, che stava sciando insieme al genero con cui ha avuto lo scontro. Nonostante il casco e tutte le protezioni di sicurezza e nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A 24 ore dall'incidente, infatti, è arrivata la notizia del decesso. Grande cordoglio a Siena per la sua scomparsa, vista la discendenza di Bianciardi da una nota famiglia senese. Era figlio di Enzo, storico proprietario dell'Hotel Atena e noto pittore che ha dipinto anche il Palio nel 1974. Ci spostiamo in Val d'Elsa, proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'ex carcere ed ex convento di San Domenico a San Gimignano. Come da progetto, la struttura verrà completamente riqualificata con un intervento lungo 3 anni e un investimento da 20 milioni di euro. Si tratta di un'opportunità enorme per la nostra città, ha detto il sindaco Andrea Marrucci. Sentiamo Filippo Tecce. In questa settimana un nuovo sopralluogo al San Domenico, ex carcere ed ex convento di San Gimignano, e come avviene da circa un anno a questa parte, cioè dalla firma del contratto, una fitta serie di riunioni per l'inizio delle lavorazioni di risanamento e valorizzazione dell'intero complesso. Sono infatti addirittura d'arrivo i lavori urgenti di messa in sicurezza provvisoria del bene per evitare crolli e ulteriore depauperamento e procede il lavoro per l'approvazione del piano di recupero che è a carico di Opera Laboratori, ma di approvazione da parte del Consiglio Comunale e del conseguente progetto definitivo per dare corso al riutilizzo di questa parte importantissima della città. Inoltre, fa sapere il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, è volontà dell'amministrazione partecipare ad un bando PNRR su parchi e giardini storici per ridare vita e fruizione pubblica all'orto del San Domenico. Un'arena da 1.000 posti a sedere per teatro e lirica al posto di quella che fu l'ora d'aria per i detenuti, un percorso panoramico per i visitatori da cui ammirare lo skyline di San Gimignano al posto del camminamento di ronda, nuovi spazi pubblici per la collettività, una struttura ricettiva esperienziale con camere ricavate nelle ex celle del convento. Questo sarà il nuovo San Domenico dopo 3 anni di lavori e un investimento di 20 milioni di euro. Un percorso, va detto senza girarci troppo intorno, serve a Marrucci, assai complesso e difficile, estremamente impegnativo, anche per i carichi di lavoro che comporta per gli uffici di un comune di poco meno di 8.000 abitanti, ma decisivo per ridare ai sangiuminianesi la fruizione di un luogo rimasto per troppo tempo intercluso ad un utilizzo pieno e in sicurezza, oltre che per offrire, chiude il sindaco, una straordinaria prospettiva di visita e di conseguenza della nostra città agli ospiti che verranno da tutto il mondo. Con una ripresa più robusta e soprattutto confidiamo in quello. Aumento della bolletta della Tari a Monteriggioni, questo per una differenza tra consuntivo e preventivo pari al 6,38% riferito agli anni 2018 e 2019, ciò che prevede una delibera dell'Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Sud. Sentiamo di cosa si tratta.
L'Assemblea dei Sindaci di Ato Toscana Sud, al punto 3 dell'ordine del giorno, prevedeva l'approvazione di una delibera intitolata Effetti sui PEF comunali affinitari del triennio 2022-24 indotti dalla rideterminazione della ripartizione comunale del totale d'ambito del conguaglio PEF per gli esercizi 2018 e 2019 ricalcolata in applicazione dei driver di consuntivo. Ecco, l'atto è evidenziato per Monteriggioni, caso unico in tutta Lato, fa sapere il Comune, una differenza tra consuntivo e preventivo pari al più 6,38% riferito agli anni 2018 e 2019. La somma, che andrà imputata per i prossimi tre anni, è quindi dovuta allo scostamento tra preventivo e consuntivo 2018-2019 ed è complessivamente pari ad oltre 129.000 euro, che saranno quindi a carico delle prossime bollette TARI. Ritengo che sia doveroso informare la cittadinanza su quanto avvenuto, afferma Diana Nisi, assessore all'ambiente del Comune di Monteriggioni. Si tratta di uno scostamento che riguarda la previsione sia dei ricavi che dei costi. Sebbene sia naturale che consuntivo e preventivo non coincidano, la variazione però in questo caso è considerevole. Credo, aggiunge Nisi, che siano stati fatti degli errori di valutazione progettuale piuttosto importanti. Siccome le azioni che compiamo come amministratori hanno un effetto diretto sulla vita dei cittadini, questa giunta vuole adottare un diverso metodo di lavoro. Per questo l'amministrazione vuole cercare di determinare costi certi che rispondano all'effettivo servizio reso nell'arco temporale interessato per far pagare i servizi a quella che è la platea degli utenti nel periodo in cui vengono svolti. L'altra ragione, conclude Nisi, è perché comprendiamo l'impatto che simili variazioni possono comportare nelle economie di cittadini e delle imprese. Anche quest'anno ai licei poliziani di Montepulciano si è svolta la consegna dei riconoscimenti agli studenti che si sono diplomati con 100 e 100 e lode. Nell'occasione sono state consegnate anche le borse di studio Nicastro e del Rotary Club di Chiusi, Chianciano Terme, Montepulciano. Ce ne parla Simone Gianni. Anche quest'anno ai licei poliziani si è svolta la consegna dei riconoscimenti agli studenti che si sono diplomati con 100 e 100 e lode nell'anno scolastico 2020-2021. Sono state anche consegnate le borse di studio Nicastro e della Rotary Club di Chianciano, Chiusi e Montepulciano. Si tratta di 28 studenti, di cui 21 che si sono diplomati con il 100 e poi abbiamo i magnifici 7 che si sono diplomati con 100 e lode. Ma sappiamo, eccoci per un contatto anche con gli altri, che tutti quanti i nostri studenti si stanno trovando molto bene nell'università e quindi questo è quello che conta. Il 100 e il 100 e lode è un qualcosa in più, una valorizzazione. E devo ringraziare apertamente il Rotary Club Chiusi Chianciano Montepulciano che mette a disposizione ben 500 euro come borsa di studio per ogni studente che ha avuto la lode. E anche gli amici di Nicastro, della libreria Cento Fiori, quali consegneranno anche loro una borsa di studio di 500 euro allo studente che si è diplomato con 110 e lode e alla migliore media a scuola. E questa è un'attestazione della determinazione delle giovani generazioni che vogliono intraprendere, cercare la loro strada e farlo nel migliore dei modi con delle basi di conoscenze solide, profonde e con un grande attaccamento al loro territorio. Quindi credo che sia questa giornata doverosa e sia veramente il riconoscimento di quanta determinazione, impegno e profitto loro abbiano messo nel loro percorso di studi. Diciamo che è il secondo anno che il Rotary Chianciano Chiusi Montepulciano attenziona questi ragazzi, li premia. Questo premio vuole essere, sono delle borse di studio da 500 euro ciascuno, vuole essere un incentivo per tutti, anche per le istituzioni, perché bisogna praticamente premiare la meritocrazia ma soprattutto essere vicini ai giovani. Non si deve dire soltanto sono il nostro futuro, si deve anche operare perché siano il nostro futuro. Apriamo la nostra pagina sportiva, il calcio pareggia il Siena nella sua prima gara con il nuovo mister Padalino. I bianconeri stavano perdendo con l'Imolese e sono riusciti a rimontare grazie al rigore di Guberti e poi al gol di Terigi al 92esimo. Veronica Costa.
Il Siena rimedia all'ultimo minuto e riesce ad interrompere la striscia di 6 sconfitte pareggiando 2-2 contro il Limolese. Il primo tempo è tutto sommato ben giocato dal Siena, ma proprio allo scadere di esso il rigore consente agli ospiti di passare in vantaggio. Ancora storditi dal gol, i bianconeri subiscono anche il raddoppio ad inizio secondo tempo. A riaccendere le speranze è il gol da calcio di rigore di Guberti e proprio quando il match sembrava perso, Terigi segna il decisivo gol del 2-2. Un pareggio per il Siena che arriva dopo un periodo di grandi rivoluzioni. La prossima sfida sarà invece in casa della capolista, la Reggiana. Dobbiamo fare una considerazione un po' più ampia prima di entrare nel dettaglio. Noi oggi scendevamo in campo per la prima volta in una partita vera. Anche se in questi 22 giorni abbiamo provato a simularla una gara tra di noi in famiglia, ma quando ti manca l'agonismo, l'avversario, anche una semplice amichevole contro una squadra magari anche di categoria inferiore ci avrebbe dato un contributo in più, soprattutto per le conoscenze che oggi non ci sono. Quindi in questo senso noi abbiamo, secondo me i ragazzi sono andati anche oltre, perché se tu recuperi una partita che fino al 70esimo stai perdendo 2-0 a mio parere immeritatamente, senza togliere nulla a Limolese che ha fatto la sua partita, chi si è avvicinato più al gol siamo stati noi in 3 occasioni, con Varela, con Di Santo, con Mora, ok, mentre Lanni non ha fatto neanche una parata. Poi il calcio ovviamente è anche questo, quindi bisogna stare attenti anche fino all'ultimo minuto, perché noi abbiamo preso gol la squadra schierata su una palla da fermo e poi si è provocato il calcio di rigore, che ci può essere, non ci può essere, questo poco importa, non è questo che oggi mi interessa, però sono negli episodi, nei dettagli che ancora ovviamente non mi sento di dire che la squadra ha quella, come posso dire, voglia di portare a casa il risultato, che invece hanno dimostrato nei secondi 45 minuti provando a riprenderla. E chiudiamo con il basket, domenica da incorniciare per il basket senese, dalla serie A2 alla C Silver, tutte le squadre del territorio hanno portato a casa una vittoria. Filippo Megliattini. Il basket senese cala il poker di vittorie. Da A2 a C Silver, tutte le squadre cittadine e della provincia si sono imposte sulle rispettive avversarie. Per alcune era l'esordio assoluto del 2022, come per San Giobbe e Virtus. La squadra di Chiusi ha inaugurato il nuovo anno con un match molto combattuto contro Latina. È stato necessario un overtime per aggiudicarsi la vittoria, arrivata con il punteggio di 89-87. Il successo è stato un po' più semplice per la Virtus, che contro la Synergy si è imposta per 88-70. I rossoblù, dopo oltre un mese senza partite, hanno avuto il giusto approccio al match. E complice anche le tante assenze in casa Synergy, il risultato non è mai stato veramente in discussione. La Menzana in C-Silver ha dato continuità alla vittoria contro la Libertas Montale, battendo i Campi di Bisenzio per 78-52. I biancoverdi, a causa dei tanti match rinviati per motivi sanitari, sono in pieno tour de force. Dopo la sconfitta contro il Centro Mini Basket Carrara, hanno saputo rialzare la testa e adesso sembrano tornati sui binari giusti. Sono sicuramente giusti i binari su cui si trova il Costone, che con la vittoria di ieri contro la Brusa Livorno ha festeggiato il 9° successo consecutivo ed il 1° posto in classifica. Siamo molto contenti come squadra. Abbiamo avuto dei problemi nell'ultimo mese, un po' per causa Covid, un po' per causa infortuni, perciò sì, insomma, abbiamo vinto e adesso ci aspettano 3 partite difficili e non possiamo fare altro che goderci la vittoria per questa sera e poi da domani pensare già alle prossime partite. Sarà poco il tempo per riposare per tutte le senesi, che mercoledì torneranno in campo per il turno infrasettimanale. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e alle 21.30 tornano Veronica Costa e Alessandro Pagliai con il loro fuoricampo, tutte le notizie del calcio della Serie C. Alle 22.45 circa il viaggio nella bellezza, le meraviglie della provincia di Siena con Daniele Magrini, a seguire la replica del nostro TG. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e una buona serata.